Scorte di vaccini fino a domani, bisogna fare presto, così l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì questa mattina a Pescara, che dopo lo stop anche in Abruzzo della somministrazione del vaccino AstraZeneca agli under 60, chiede al governo di risolvere le problematiche in essere per non rallentare nella nostra regione la campagna vaccinale. Questa interruzione della somministrazione del vaccino AstraZeneca anche nella nostra regione ha creato delle difficoltà. Delle difficoltà perché dobbiamo riorganizzare tutto, diciamo, il programma che avevamo messo in atto. Noi stiamo seguendo le linee del Ministero, le linee del Comitato Tecnico Scientifico. Proprio oggi ho indetto una riunione con le ARS dove andremo a definire in maniera dettagliata la riorganizzazione ARS per ARS. Ad oggi gli indirizzi che ci sono è che per la seconda dose bisogna dare un vaccino eterogeneo, quindi diverso dal precedente. Aspettiamo ulteriori direttive, in ogni caso abbiamo delle dosi sufficienti fino a domani, chiederemo altre dosi, ma soprattutto stiamo continuando una campagna vaccinale che ci vede ancora tra i primi posti a livello nazionale e quindi in attesa di quella che è un'evoluzione e parallelamente una rimodulazione del nostro programma. Ritardi dovuti alla mancanza di dosi di vaccino, perché noi abbiamo una programmazione in atto, abbiamo già modificato la piattaforma Poste e quindi abbiamo solo bisogno di vaccini, ma soprattutto dare quella sicurezza ai nostri corregionali, che forse questo è l'elemento più importante in questo momento. Può prenotarsi quelli che hanno diritto ad avere la seconda dose, ma loro sono già in elenco, ma soprattutto si possono prenotare coloro che ne fanno richieste, che sono quelli prima dei 60 anni con dosi diverse da AstraZeneca. Per i tempi siamo ancora in attesa di questi indirizzi, noi continuiamo con la nostra programmazione che ci vede ancora conforme a quello che è stato un nostro programma, adesso verifichiamo giorno per giorno.